iscritto a parlare il deputato Mario Di Stefano. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho apprezzato due cose in particolare nel discorso di Matteo Renzi. La prima, la richiesta di applauso al suo gruppo parlamentare. Tra l'altro, come Movimento 5 Stelle abbiamo una proposta. Dotate il ministro Alfano di un cartello applausi, così quantomeno diamo un senso al suo ministero. La seconda è la proposta di fare delle primarie per i partiti del Parlamento europeo. L'unico problema è che prima dovete far entrare la Cina nell'Unione europea, altrimenti non potete fare le primarie nemmeno lì. Avrei voluto parlare oggi esclusivamente di immigrazione, dato che l'Europa sta vivendo la peggiore crisi di migranti e rifugiati della sua storia. Avrei voluto ricordare che le soluzioni ci sono e ve le abbiamo date il 18 dicembre 2014. Avrei voluto dire che occorre far pulizia con un censimento indipendente degli istituti che si occupano di accoglienza, visto che se lo fate voi sono gli stessi istituti che con voi fanno affari con la mafia, quindi non avrebbe senso. Avrei voluto dire che occorre predisporre le quote per gli immigrati per paese, che occorre creare degli hotspot nei paesi di provenienza e transito, che occorre rispettare un rapporto non superiore a uno a mille tra asilanti e cittadini, che occorre smetterla di finanziare i signori della guerra e che occorre ritirare gli eserciti dal Medio Oriente. Ma come faccio a chiedervi qualcosa conoscendo la vostra totale ininfluenza nei tavoli europei? Voi vi vantate che oggi si parli di immigrazione in Europa, ma la vittoria non è parlarne, lo so che siete abituati ai talk show, la vittoria è risolvere il problema. Come faccio a chiedervi di risolvere qualcosa se non avete neanche la maggioranza parlamentare? Come faccio a chiedervi qualcosa se le vostre politiche sono le stesse legate ai giochi di potere degli ultimi 30 anni? Voi parlate, 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 ma non concludete mai nulla di buono per i cittadini. Andate in Europa e chiedete di riaprire le frontiere e dopo poco le chiudono tutti, ma proprio tutti, proprio quelli che non avevano mai parlato di chiusura delle frontiere. Andate a parlare di distribuzione dei migranti e se ne prendono 230 su 250.000, roba fantozziana. Andate a chiedere gli hotspot e loro accettano, notizia, ma li fanno tutti in Italia, 4 in Sicilia e non c'è neanche un regolamento nazionale per gli hotspot sugli immigrati. Una roba mai vista. Vi vantate del vostro ruolo di mediazione in Libia e dopo un mese da Tobruk arriva una smentita da far rabbrividire il più grande ciarlatano professionista. Andate a trattare in Grecia e la Grecia fallisce, andate a chiedere soldi per gestire i migranti e danno 3 miliardi alla Turchia che poi ci fa passare i terroristi, andate a chiedere soldi per gestire gli immigrati e a noi non ce ne danno mai perché li hanno già dati la Turchia, giustamente. Insomma, o Renzi porta sfiga o è incapace, scegliete voi la risposta. Io la mia idea ce l'ho ed è abbastanza chiara, è incapace. È incapace di farsi rispettare dal comandante al-Sisi persino dopo le torture subite da un nostro connazionale. È incapace di dire la verità come al Senato sulle unioni civili. Non è difficile, basta dire che il PD non ha la maggioranza e quindi non vuole votare la Cirinnà per non andare sotto, perché questo palleserebbe il più grande problema di questo Parlamento, il più grande, che non c'è mai stata un'elezione che ha proclamato Renzi capo di questo governo. Se voleste votare quella legge, in 2 giorni sarebbe approvata, perché 500 emendamenti, votando anche il giovedì e venerdì, sapete, si può lavorare, si potrebbe approvare. È incapace di difendere i cittadini perché schiavo delle banche, come dimostrato in ultimo dalla questione di Banca Etruria. È incapace di rappresentare dignitosamente il nostro paese. Criticavamo Berlusconi per le gaffe fatte in Europa. E poi vediamo Renzi fischiettare durante un incontro pubblico e parlare inglese che veramente neanche Mr. Bean muto farebbe di peggio. È incapace di rottamare persino i ladri che ogni giorno arrestano nel vostro partito. È incapace di difendere i nostri agricoltori dagli indegni accordi come quello sull'olio tunisino e sulle arance marocchine. È incapace di dire no al transito di bombe sul nostro territorio. In Sardegna ancora aspettano risposte da voi. È incapace di tenerci al sicuro. Lo sapete che la vostra disponibilità all'azione militare data a quell'organismo di morte chiamato NATO ci esporrà a rischi enormi di ritorsioni terroristiche, lo sapete questo? Ditelo agli italiani. È incapace di dire no a un regime come quello saudita che sta annientando lo Yemen. A proposito, come vi siete distribuiti i Rolex che avete arruffato là in Arabia Saudita? Ecco, ad una persona così, cosa dovremmo dire oggi?
Ve lo diciamo già da 3 anni cosa c'è da fare. Dovrei sperare che le nostre scelte legislative si trasformino in qualcosa di concreto grazie alla vostra azione esecutiva? Neanche lo sapete questo principio della Costituzione. No, non ci chiederebbe nessuno. E allora noi le proposte le abbiamo fatte, le abbiamo presentate, le trovate sul vostro tavolo. Se avete voglia, leggetele, le avete approvate, forse, non importa. Non cambierà nulla perché non avete la voglia di cambiare nulla in questo paese, nulla di buono volete fare perché avete soltanto l'obiettivo di proseguire sulle politiche di austerità e di sottomissione alle politiche finanziarie europee. Noi siamo soliti presentare proposte, parlare di temi concreti e non ci piace sentire le balle, cosa che voi fate spesso e dite spesso alla stampa. E state certi che la stampa rilancerà le vostre balle? Perché la oleate bene con i soldi dei finanziamenti pubblici, ma non è un problema. Oggi ascolterà voi fino all'avvento di un prossimo capo che metterà lì, non voi, non il Parlamento, ma lo metterà lì l'Europa. Ma noi saremo qui e ci prenderemo quel posto che spetta ai cittadini e non a voi e non alle banche. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Laura Garavini. Prego, ne ha facoltà.